Italia, che si è messa immediatamente a disposizione del proprio paese per accogliere, anche con preoccupazione rispetto a questa scelta di allungare i viaggi. Al termine del crociere di Ravenna, anche il presidente della regione Emilia-Romagna Bonaccini, che manifesta preoccupazione sulla posizione dell'Europa in merito all'accoglienza e alla ridistribuzione dei migranti. Serve che l'Europa redistribuisca i migranti che arrivano, perché non siamo all'emergenza, ma con questi numeri e con questo andazzo potremmo arrivare presto anche all'emergenza. Io credo che serva pretendere che l'Europa dia solidarietà e quindi si renda disponibile. Solo che è chiaro che il governo da questo punto di vista è poco credibile, perché per anni ha urlato porti chiusi e prima gli italiani, e adesso quelli che governano, che avevano urlato porti chiusi prima gli italiani, quando vanno a chiedere solidarietà agli altri, gli rispondono, come nel caso di Svezia e Ungheria, prima gli svedesi e prima gli ungheresi. Quando semini vento rischi di raccogliere tempeste. Preoccupazione per il decreto ONG del 2 gennaio 2023 è stata espressa anche dal direttore di SOS Mediterranea Italia. Questo decreto rallenta la capacità operativa di un'ambulanza del mare come l'Ocean Viking di essere operativa, di essere presente dove c'è bisogno. Le persone che abbiamo soccorso ora stanno abbastanza bene, abbiamo trovato delle situazioni di disidratazione, di ipotermia e di sofferenza dovuta a torture e violenze nelle carceri libiche. 84 le persone soccorse in acque internazionali al largo della Libia, 58 minori non accompagnati che dopo una prima collocazione sul territorio verranno dislocati a livello nazionale, 26 adulti per i quali si prevede una ridistribuzione a livello regionale. Anna Maria Ferrari per Euronews. Piogge torrenziali e allagamenti hanno funestato i distretti di Bistrița na Sud, Arghita e Maramureș nel nord della Romania, non lontano dal confine ucraino. Strade interrotte, famiglie isolate e una vittima, un 31enne probabilmente travolto dal fiume Viseu nei pressi di Maramureș. I forti venti hanno anche spazzato via i tetti di alcune case e domenica mattina la strada tra Rodna e Magura era impraticabile. Una frana imponente a Crașna Vișeului ha rischiato di travolgere una casa. La zona resta in allerta meteo. 36 persone sono morte e oltre 220 sono sfollate a causa di alluvioni e frane che hanno colpito il Brasile a nord di San Paolo. Tutte le vittime sono nella città di São Sebastião, tranne una bimba di 7 anni che è morta a Ubatuba, cittadina appena più a nord tra San Paolo e Rio de Janeiro. Strade inagibili, i soccorsi faticano ad arrivare, gli amministratori locali parlano di uno scenario spaventoso. Il maltempo ha anche interrotto le telecomunicazioni, gli approvvigionamenti energetici. Il presidente Lula è pronto a recarsi nella regione dove è già stato proclamato lo stato di calamità. È stata innanzitutto una dimostrazione di resistenza fisica e mentale quella che ha portato Daniil Medvedev alla vittoria al Rotterdam Open. Il campione russo ha battuto l'italiano Jannik Sinner in 2 ore e 28 minuti con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2 nella finale dell'evento indoor. Medvedev, che ora risale all'ottavo posto nel ranking ATP, ha infatti perso un primo set molto combattuto e si è visto costretto a recuperare contro un avversario ostico. Sinner ha iniziato il match in modo aggressivo, mettendo in difficoltà il suo avversario, che ha dovuto prendere le misure prima di costringere l'atleta azzurro a perdere la sua seconda finale dopo quella del Miami Open del 2021. Si tratta della sesta vittoria di Medvedev contro Sinner in altrettante sfide e si tratta del 16° titolo in carriera per il tennista moscovita. Il politologo bulgaro Ivan Krastev risponde alle nostre domande questo lunedì in The Global Conversation. Now is the time to be ahead. Now is the time for agility. For sustainable acts. Now is your time. This is far as only 50 kilometers away. Join them for a funny bending desert break. Young people only think about playing video games to raise money. Young people only think about becoming influencers for new callings. Young people only think about being free from an individualistic society. Young people only think about hanging outside to save lives. Times are changing, and so is commitment. Il segretario di Stato americano Blinken ha visitato la Turchia, sorvolato in elicottero le macerie e promesso altri aiuti. Gli effetti della guerra in Ucraina sulla salute mentale. Metà della popolazione ha bisogno di aiuto. $100 milioni in più, aiuti umanitari destinati alla Turchia devastata dal terremoto. Il segretario di Stato americano Blinken ha annunciato questo sforzo ulteriore per sostenere le famiglie che hanno perso tutto. Da un elicottero appena constatato i danni, atterrato, lui stesso ha spiegato. I just had a chance to fly over today to see some of the devastation.
and it's really hard to put into words. You see buildings still standing and then buildings collapse, roofs destroyed, and right next to it, something that's still standing. Lingen è in Turchia per i colloqui sull'espansione della NATO e altre questioni delicate, ma il terremoto non può essere ignorato. Le due scosse che hanno colpito la Turchia e la Siria settentrionale il 6 febbraio hanno ucciso più di 46.000 persone. A distanza di due settimane, la probabilità di trovare sopravvissuti è estremamente remota. Nelle ultime 24 ore nessuno è stato tirato fuori vivo dalle macerie. In Siria le conseguenze del terremoto sono state aggravate dai ritardi negli aiuti umanitari. Così la ricerca dei superstiti, qui portata avanti dai caschi bianchi, ora si è trasformata in un'operazione di pulizia dalle macerie. La conferenza di Monaco sulla sicurezza ha rappresentato l'occasione per riflettere su un possibile processo di pace in Ucraina. Al contempo però i leader europei si sono impegnati ad investire di più nella difesa. Il presidente della società di consulenza Eurasia Group ha inoltre ammonito: l'Occidente non può dare per scontato che la Russia non voglia puntare contro la NATO per il solo fatto che finora ciò non è accaduto. I look at Ukraine and I see a war that Ukraine could lose. I think we have to admit that to ourselves. I hope they don't. But in reality, they may not be able to displace Russia from a lot of the territory that they're presently occupying. We should prepare for anything, but I hope we receive the weapons as quick as we can, so it can help to win quickly. Mentre ci si avvicina al primo anno di guerra in Ucraina, nessuno sembra vedere una via d'uscita. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha affermato di volersi impegnare per la pace, ma a condizione che non si registrino ingerenze internazionali sulla questione di Taiwan. Nell'ultimo anno oltre 9 milioni e mezzo di ucraini sono andati in Polonia, quasi 8 milioni di loro sono tornati, soprattutto donne e bambini. Nel corso di quest'anno gli ucraini hanno aperto quasi 20.000 aziende, oltre a tante altre iniziative come le scuole ucraine. Mark è uno studente di una scuola ucraina a Varsavia. È felice di studiare nella sua lingua. È una buona opzione anche per chi non ha progetti precisi. Польський ліцей або ще далі кудись, бо я активно вчаю англійську мову. Якщо повезе, то до Англії також є бажання. Але поки в Польщі на один рік, може навіть в Україну. Тож це плани міняються кожен день. Знаєте, у мене є таке почуття вдячності. Я приїхала сюди до Польщі, і мене прийняла родина до себе, і вони прийняли мене в свою родину. Люди, яких я взагалі не знала. І ми розуміємо, що нам ніхто нічого не винен, ми повинні для себе заробляти самі. Тому ми працюємо. Ми розуміємо, що наші діти – це наше майбутнє. Gli esperti avvertono che nonostante il successo della risposta umanitaria, molti ucraini hanno ancora bisogno di aiuto per essere indipendenti. Migrants are more or less adapted, right? But now that there is an issue of their access to labor market, massive problem of apartments. This is the time that we need to think of more long-term strategy. The war in Ukraine has resulted in the largest refugee migration in Europe since World War II and is a big challenge for neighboring countries. There are still about 1.5 million Ukrainians in Poland alone. Most of them have not made long-term plans, and although many of them will stay in the country, most of them would like to return home as soon as possible. Adriana Podolnik for Euronews from Warsaw. L'invasione dei militari russi, i bombardamenti e gli edifici distrutti, le vittime sempre più numerose tra parenti e amici, hanno un effetto devastante sulla salute mentale della gente in Ucraina. Il governo sostiene che più del 60% dei suoi soldati soffre di disturbi da stress post-traumatico e circa la metà della popolazione ha bisogno di sostegno psicologico. If I would meet you 6 months ago, I will not tell you anything because we're still learning. A few months ago I started to understand that people should know that somebody is going to help them. Anche i giovani sono in crisi. Le ragazze vanno a colloquio in ospedale. Vogliono continuare a vivere, nonostante tutto. Там померли рідні, там померли сусіди. Там пішов твій друг в армію. Не знаєш, да, з 11 листопада деокупація пройшла, але там щодня. Ну, є емоційне виснаження в цьому плані, що хочеться скоріше перемоги. Хочеться скоріше перемоги, знищення цього терористичного режиму. Не думаю, що вони прийдуть. È di nuovo Ravenna ad accogliere per la seconda volta dopo 49 giorni la Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee ed il suo carico di rifugiati. Fuori dalla precedente esperienza del 31 dicembre, si è riattivata velocemente la rete organizzativa. Ravenna è una comunità solidale che si è messa immediatamente a disposizione del proprio paese per accogliere, anche con preoccupazione rispetto a questa scelta di allungare i viaggi. Al termine del crociere di Ravenna, anche il presidente della regione Emilia-Romagna, Bonaccini, che manifesta preoccupazione sulla posizione dell'Europa in merito all'accoglienza e alla ridistribuzione dei migranti. Serve che l'Europa redistribuisca i migranti che arrivano, perché non siamo all'emergenza, ma con questi numeri e con questo andazzo potremmo arrivare presto anche all'emergenza.
violenza. Io credo che serva pretendere che l'Europa dia solidarietà e quindi si renda disponibile. Solo che è chiaro che il governo da questo punto di vista è poco credibile, perché per anni ha urlato porti chiusi e prima gli italiani, e adesso quelli che governano, che avevano urlato porti chiusi e prima gli italiani, quando vanno a chiedere solidarietà agli altri gli rispondono, come nel caso di Svezia e Ungheria, prima gli svedesi e prima gli ungheresi. Quando semini vento rischi di raccogliere tempeste. Preoccupazione per il decreto ONG del 2 gennaio 2023 è stata espressa anche dal direttore di SOS Mediterranea Italia. Questo decreto rallenta la capacità operativa di un'ambulanza del mare come l'Ocean Viking di essere operativa, di essere presente dove c'è bisogno. Le persone che abbiamo soccorso ora stanno abbastanza bene, abbiamo trovato delle situazioni di disidratazione, di ipotermia e di sofferenza dovute a torture e violenze nelle carceri libiche. 84 le persone soccorse in acque internazionali al largo della Libia, 58 minori non accompagnati che dopo una prima collocazione sul territorio verranno dislocati a livello nazionale, 26 adulti per i quali si prevede una ridistribuzione a livello regionale. Anna Maria Ferrari per Euronews. Piogge torrenziali e allagamenti hanno funestato i distretti di Bistrița Năsăud, Arghita e Maramureș nel nord della Romania, non lontano dal confine ucraino. Strade interrotte, famiglie isolate e una vittima, un 31enne probabilmente travolto dal fiume Viseu nei pressi di Maramureș. I forti venti hanno anche spazzato via i tetti di alcune case e domenica mattina la strada tra Rodna e Magura era impraticabile. Una frana imponente a Krasna Vijeului ha rischiato di travolgere una casa. La zona resta in allerta meteo. 36 persone sono morte e oltre 220 sono sfollate a causa di alluvioni e frane che hanno colpito il Brasile a nord di San Paolo. Tutte le vittime sono nella città di São Sebastião, tranne una bimba di 7 anni che è morta a Ubatuba, cittadina appena più a nord tra São Paulo e Rio de Janeiro. Strade inagibili, i soccorsi faticano ad arrivare, gli amministratori locali parlano di uno scenario spaventoso. Il maltempo ha anche interrotto le telecomunicazioni, gli approvvigionamenti energetici. Il presidente Lula è pronto a recarsi nella regione dove è già stato proclamato lo stato di calamità. È stata innanzitutto una dimostrazione di resistenza fisica e mentale quella che ha portato Daniil Medvedev alla vittoria al Rotterdam Open. Il campione russo ha battuto l'italiano Jannik Sinner in 2 ore e 28 minuti con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2 nella finale dell'evento indoor. Medvedev, che ora risale all'ottavo posto nel ranking ATP, ha infatti perso un primo set molto combattuto e si è visto costretto a recuperare contro un avversario ostico. Sinner ha iniziato il match in modo aggressivo, mettendo in difficoltà il suo avversario, che ha dovuto prendere le misure prima di costringere l'atleta azzurro a perdere la sua seconda finale dopo quella del Miami Open del 2021. Si tratta della sesta vittoria di Medvedev contro Sinner in altrettante sfide e si tratta del 16° titolo in carriera per il tennista moscovita. Good morning Europe, thank you for deciding to start your day with us. Welcome to Euronews. Oh, che ne dici di una scintilla di ispirazione? Vediamo che mi dici di questa. Sali di livello in Forge of Empires. Gioca ora gratis su foe.tv o scarica l'app. How do we connect with culture? See it. Hear it. Taste it. Smell it. Touch it. Live it. Spark our senses. Wake your wonder. Young people only think about playing video games to raise money. Young people only think about becoming influencers for new callings. Young people only think about being free from an individualistic society. Young people only think about hanging outside to save lives. Times are changing, and so is commitment. Looking for a dose of escapism? Sign up for the Euronews Travel Newsletter. Get travel news, experiences and inspiration delivered straight to your inbox. Sign up on euronews.com/travel. Il segretario di Stato americano Blinken ha visitato la Turchia, sorvolato in elicottero le macerie e promesso altri aiuti. Gli effetti della guerra in Ucraina sulla salute mentale. Metà della popolazione ha bisogno di aiuto. $100 milioni in più, aiuti umanitari destinati alla Turchia devastata dal terremoto. Il segretario di Stato americano Blinken ha annunciato questo sforzo ulteriore per sostenere le famiglie che hanno perso tutto. Da un elicottero ha appena constatato i danni. Atterrato, lui stesso ha spiegato. I just had a chance to fly over today to see some of the devastation. And it's really hard to put into words. You see buildings still standing and then buildings collapse, roofs destroyed, and right next to it something that's still standing.
Blinken è in Turchia per i colloqui sull'espansione della NATO e altre questioni delicate, ma il terremoto non può essere ignorato. Le due scosse che hanno colpito la Turchia e la Siria settentrionale il 6 febbraio hanno ucciso più di 46.000 persone. A distanza di due settimane, la probabilità di trovare sopravvissuti è estremamente remota. Nelle ultime 24 ore nessuno è stato tirato fuori vivo dalle macerie. In Siria le conseguenze del terremoto sono state aggravate dai ritardi negli aiuti umanitari. Così la ricerca dei superstiti, qui portata avanti dai caschi bianchi, ora si è trasformata in un'operazione di pulizia dalle macerie. La conferenza di Monaco sulla sicurezza ha rappresentato l'occasione per riflettere su un possibile processo di pace in Ucraina. Al contempo però i leader europei si sono impegnati ad investire di più nella difesa. Il presidente della società di consulenza Eurasia Group ha inoltre ammonito: l'Occidente non può dare per scontato che la Russia non voglia puntare contro la NATO per il solo fatto che finora ciò non è accaduto. I look at Ukraine and I see a war that Ukraine could lose. I think we have to admit that to ourselves. I hope they don't. But in reality, they may not be able to displace Russia from a lot of the territory that they're presently occupying. We should prepare for anything, but I hope we receive the weapons as quick as we can, so it can help to win quickly. Mentre ci si avvicina al primo anno di guerra in Ucraina, nessuno sembra vedere una via d'uscita. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha affermato di volersi impegnare per la pace, ma a condizione che non si registrino ingerenze internazionali sulla questione di Taiwan. Nell'ultimo anno oltre 9 milioni e mezzo di ucraini sono andati in Polonia, quasi 8 milioni di loro sono tornati, soprattutto donne e bambini. Nel corso di quest'anno gli ucraini hanno aperto quasi 20.000 aziende, oltre a tante altre iniziative come le scuole ucraine. Mark è uno studente di una scuola ucraina a Varsavia. È felice di studiare nella sua lingua. È una buona opzione anche per chi non ha progetti precisi. Польський ліцей або ще далі кудись, бо я активно вивчаю англійську мову. Якщо повезе, то до Англії також є бажання. Але поки в Польщі на один рік, можемо навіть в Україну. Тож цими плани міняються кожен день. Знаєте, у мене є таке почуття вдячності. Я приїхала сюди до Польщі, і мене прийняла родина до себе, і вони прийняли мене в свою родину. Люди, яких я взагалі не знала. І ми розуміємо, що нам ніхто нічого не винен, ми повинні для себе заробляти самі. Тому ми працюємо. Ми розуміємо, що наші діти – це наше майбутнє. Gli esperti avvertono che nonostante il successo della risposta umanitaria, molti ucraini hanno ancora bisogno di aiuto per essere indipendenti. Migrants are more or less adapted, right? But now that there is an issue of their access to labor market, massive problem of apartments. This is the time that we need to think of more long-term strategy. The war in Ukraine has resulted in the largest refugee migration in Europe since World War II and is a big challenge for neighboring countries. There are still about 1.5 million Ukrainians in Poland alone. Most of them have not made long-term plans, and although many of them will stay in the country, most of them would like to return home as soon as possible. Irina Podolnik for Euronews from Warsaw. L'invasione dei militari russi, i bombardamenti e gli edifici distrutti, le vittime sempre più numerose tra parenti e amici, hanno un effetto devastante sulla salute mentale della gente in Ucraina. Il governo sostiene che più del 60% dei suoi soldati soffre di disturbi da stress post-traumatico e circa la metà della popolazione ha bisogno di sostegno psicologico. If I would meet you 6 months ago, I will not tell you anything because we're still learning. A few months ago I started to understand that people should know that somebody is going to help them. Anche i giovani sono in crisi. Le ragazze vanno a colloquio in ospedale. Vogliono continuare a vivere, nonostante tutto. Там померли рідні, там померли сусіди, там пішов твій дух в армію. Не знаєш, да, з 11 листопада деокупація пройшла, але там щодня. Ну, є емоційне виснаження в цьому плані, що хочеться скоріше перемоги. Хочеться скоріше перемоги, знищення цього терористичного режиму. Не думаю, що вони прийдуть. È di nuovo Ravenna ad accogliere per la seconda volta dopo 49 giorni la Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee ed il suo carico di rifugiati. Forte della precedente esperienza del 31 dicembre, si è riattivata velocemente la rete organizzativa. Ravenna è una comunità solidale che si è messa immediatamente a disposizione del proprio paese per accogliere, anche con preoccupazione rispetto a questa scelta di allungare i viaggi. Al termine del crociere di Ravenna, anche il presidente della regione Emilia-Romagna Bonaccini, che manifesta preoccupazione sulla posizione dell'Europa in merito all'accoglienza e alla ridistribuzione dei migranti. Serve che l'Europa redistribuisca i migranti che arrivano, perché non siamo all'emergenza, ma con questi numeri e con questo andazzo potremmo arrivare presto anche all'emergenza.
violenza. Io credo che serva pretendere che l'Europa dia solidarietà e quindi si renda disponibile, solo che è chiaro che il governo da questo punto di vista è poco credibile, perché per anni ha urlato porti chiusi prima gli italiani, e adesso quelli che governano, che avevano urlato porti chiusi prima gli italiani, quando vanno a chiedere solidarietà agli altri gli rispondono, come nel caso di Svezia e Ungheria, prima gli svedesi e prima gli ungheresi. Quando semini vento rischi di raccogliere tempeste. Preoccupazione per il decreto ONG del 2 gennaio 2023 è stata espressa anche dal direttore di SOS Mediterraneo.